Ieri, serata finale sul campo per i ricercatori e gli studenti dell'Università Tecnica di Berlino che hanno realizzato il progetto Gela Conscious City. Piazza Umberto e Lungomare Federico II sono stati alcuni dei luoghi urbani in cui gli allievi del professore Raul Bunschenten docente di piani urbani sostenibili e design urbano all'Ateneo Tedesco, hanno incontrato i cittadini somministrando loro dei questionari e aprendo anche dibattiti sul loro modo di vedere la città. Per l'amministrazione comunale c'era l'assessore all'urbanistica Francesco Salinitro. Ieri sera si è registrato così il culmine della due giorni di presentazione dei progetti che ha visto la partecipazione di numerosi gelesi all'ex convento dei Benedettini nel centro storico di Gela. Workshop, confronti e negoziazioni hanno caratterizzato le giornate gelesi di studenti provenienti da varie parti del mondo, dalla Corea alla Colombia, dalla Polonia alla Cina. Due studentesse hanno presentato ai nostri microfoni il loro interessante progetto. Il progetto che hanno è quello di migliorare um, la qualità della vita eh, e l'assistenza sanitaria riutilizzando existing, gli edifici um, eh, presenti a Gela che sono attualmente inutilizzati, quindi in vuoti. Sono venuti a Gela eh, già lo scorso ottobre del 2015 eh, per una September. settimana it could be a such a big change a transform i think yeah. if if other people in, to, into this in from all uh, basic and all the topics it could be improved it, it will be Gela, tra vent'anni sarebbe una città completamente trasformata sì, ehm, really, like addirittura Gela potrebbe essere la principale really, città della Sicilia really, really, um, se tutta la cittadinanza team, eh, verrà Gela coinvolta really in questo cambiamento questo è il yeah. senso tra i progetti illustrati interesse hanno destato le proposte sulla biodepurazione, sulle bonifiche, sulla democratizzazione dell'acqua, solo per citarne alcune. I lavori presentati sono stati realizzati dopo mesi di studi in città per individuarne le problematiche. Successo ha registrato l'idea di panchine trasformabili in bancarelle per l'ortofrutta per eliminare l'impatto negativo dei posti occupati dai commercianti attuali, sensibilizzandoli, d'altro canto, a regolarizzare la loro posizione. È stato un momento di alta progettualità per Gela, ha commentato con soddisfazione il sindaco Domenico Messinese. Continueremo a lavorare per una città consapevole anche se sulla mobilità urbana stiamo già concretizzando molti degli spunti suggeriti dall'Università Tecnica di Berlino.